Ragazzi, buongiorno. Come vedete, sto facendo caffè e latte di Luigi Marietti e caffè Viareggio. Adesso inserisco un vocale di Luigi Marietti. Buongiorno, se volete assaggiare del buon caffè andate alla caffetteria di Viareggio, regione Autoporto, numero 14 a Polean, Aosta, telefono 0165 31 367. Bevete un ottimo caffè, grazie. Ragazzi, oggi battaglia delle rene a Pont Saint-Martin. Abbiamo già il campanaro. Fa passare la ciocca, va! Ah, suona bene, suona bene. Abbiamo musica, non siamo alla cena della Valsusa, qua siamo in Valle d'Aosta. Prova a cambiare la musica. 11 MD stellato, eh? Allora lo dico qua nel video così la gente si ricorda. Verrò sulla prossima volta in valle. Vado da un signore che ha l'unico Chamonix al mondo, il 14. Mario Martinetti. Questi sono pezzi Rari. rari, rari. Questo è un MD, un Chamonix MD, LMD stellato, che ce n'è pochissimo. E questo è un altro pezzo molto molto raro ed è il 12 MD. Questi l'hanno fatti prima del 1900, gli MD. Le serie dei Chamonix sono quattro, gli MD. I Devassò, i Simone e gli AS Frères, ma i più vecchi sono gli MD, i più ricercati dai collezionisti, diciamo. Vabbè, parlo più ciocche che il vacche. Allora, buon dì. Insomma, sì. Per comprare un Chamonix così ci va due mucche. Ma belle, ma belle. dipende sempre, è che, bello, dipende sempre di se sono a vacche. fine carriera o se sono No, no, hai guarda che due vacche non c'entra niente. 1000 euro. Sì, ma gli Si va alla pesa, adesso andiamo a vedere a pesare. Vi presento Roberto, lui è presidente delle battaglie. Ok, spiegami un po', che vedo che mettono a parte il numero di ingresso, è progressivo, non immagino che arrivano. Poi qualcuno ha l'uno, il due o il tre. Sì, le sbarrette sono per definire anche visivamente quando entrano in campo si capisce a che categoria appartengono. Ecco, allora la terza, Sì, fino a 520 kg sono bovine di terza categoria. Da 521 a 570 kg sono di seconda categoria, da 571 e oltre bovine di prima categoria. Prima categoria. E oggi è la prima battaglia. Oggi è la prima delle 18 eliminatorie di quest'anno.
ne avremo 8 in primavera, 5 in estate, 5 in autunno per arrivare. Ecco, e adesso non da regolamento, anche se non sono gravide o sono già gravide, com'è? No, adesso devono essere bovine che hanno partorito dopo il primo vitello in modo regolare e avere produzione lattifera. Ok, invece le altre in estate poi devono essere gravide di 3 mesi? 3 mesi d'estate e 4 mesi le autunnali che partono dal primo di settembre. Ok, grazie. Sì, grazie, buon lavoro. Buongiorno! Ah, come mai questa è pezzata bianco-nera? Secondo me l'hai cercata apposta. Servono i preparativi, ancora tutto vuoto, ma che stanno arrivando per la pesatura. Facciamo vedere, ora che non c'è casino, tutti i campanacci per le premiazioni. C'è un ventaccio oggi che ti porta via. I bambini con che passione che seguono i genitori. Ciao ciao! Thank you.
andrebbe bene arare per piantare le patate. Anche Beccheri, lui gestisce solo più l'azienda, i figli lavorano. Buongiorno Gil. Trovato qua bello signor, ciao, tutto a posto. Salutiamo Claudio Vanni che sarà giù là delle sue colline. Vengo più avanti, magari fra 15-20 giorni passiamo di nuovo una giornata assieme. Facciamo uno spuntino. Voilà, una sempre. E la butta. La butta, due. Va bene, famiglia, tutto a posto? Ok. Oggi qua non è messo la vacca. C'è il mio nipote che ne ha. Tutto a posto. Dove andiamo a trovare? Dai, vale. Dove a trovare di voi? Ho trovato dei ragazzi di Gressonelli. Verrò poi anche a trovare te fra un mesetto quando vengo su. Quando c'è ancora, non c'è più la neve. No, quando c'è ancora un po' di neve, più bello. E voilà. Vieni a trovare, tanto sei dove le piste, no? Sì, tanto non sei tanto piccolo, io ti trovo. Ciao. Questo signore che mi saluta, io saluto tutti, e lui mi chiede, ti ricordi dove ci siamo trovati noi? Sì, c'era il passo di Mont Blanc, in Francia, a Chamonix? Sì. Alla battaglia, là, Italia-Francia, giusto? Proprio lì. Adesso lo dico qua nel video, adesso il 16 di giugno sarò in Svizzera, non so ancora in che paese, perché c'è una festa e tutto, ma andrò giù con le tre mule. Ringrazio Andrea che mi ha invitato, non so il paese, però mi piace la cosa andare. Se mi dici, io conosco lì. Conosci in Svizzera? Sì. Ah, bom. Una volta facevo il commerciante. Allora, se hai dei contatti, basta ma che parlo italiano. Palticino. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao. Alla prossima. Se ne dopo. Dove bevi una volta? Dove bevi una volta? Passino. Io sono appena arrivato dai paesi caldi. Ah, sono andato a vacanza. 4 mesi e mezzo. Dove? Thailandia e Madagascar. Ma vai a fare viaggi di sesso? Ma che senso, non tira più. Non dirlo lì, mio padre. Presentami quale nipote. Natalista Venei. E lei? Martino Stevenei. E siete qua nella valle di Gressonei? No, io abito lì. Ah, Anus. Ma eri venuto da noi? Sì, ricordo. Però ne conosco talmente tanti. Passo poi di nuovo giorno. Allora, andiamo a lasciare la macchina a bere una volta. Andiamo a bere una volta. Di buon mattino di questi! Di buon mattino! E un bicchiere di vino di buon mattino! Sì, la bancarella! Si va a fare che sei ciucuba anche là! Siete dentro! Cicci. Adesso qua con Nello e il sindaco, che ti chiami? Come ti chiami? Sei qua di Pont San Martin, sei il sindaco qua. Allora, voglio
andare incontro all'intelligenza artificiale di Google che esaminano i video, perché quando pubblico un video della battaglia, guardate lì le buche che si baciano addirittura, i video vengono diciamo parzialmente bloccati. Quindi voi due, un allevatore storico, tu non so se hai delle vacche, spieghiamo che non c'è violenza, giusto? Ecco, le vacche sono, ogni vacca che c'è qua è la regina della mandria, dell'allevatore, della stalla. È una selezione naturale che la mucca, quando si sente più debole dell'altra, abbandona, e poi lo vediamo dopo nella battaglia. Non ci sono né ferite né... è una cosa naturale. Ma come, c'è il lupo che c'è il capo branco, ci siamo noi, la famiglia che di solito comanda la donna, è vero? Di solito comanda la donna e noi le lasciamo a casa, non le portiamo. Quindi spero che l'esaminatore di Google, non l'intelligenza artificiale che blocca i video, capisca questa cosa, esamini bene questo video. Bon, grazie Anello, grazie al sindaco, e vedremo come andrà avanti. Se vediamo dopo. Questa bellissima ragazza. No. Senti qua. Presentati un attimo. No, è la mia, adesso è la mia. La mia, la mia. Andate a casa. Sono col camper. No, allora, tu però l'istituto agricolo, cosa, che mansione hai? Allora, io sono direttore amministrativo all'istituto agricolo e legale rappresentante. Sono stata all'istituto un paio di giorni fa e di conseguenza tutti a guardare il video. Bellissimo, sì. Poi c'erano dei ragazzi che mi conoscevano. Sono il nostro futuro, quindi i nostri allievi che saranno, ecco, allevatori. La maggior parte di questi allevatori qua, oramai sessantenni, sono usciti tutti dall'istituto. Sì, assolutamente, tanti, anche perché l'istituto agricolo comunque è una scuola secondaria di secondo grado molto importante per la Valle d'Aosta. IAR è anche un centro di formazione, è un centro di sperimentazione. Sperimenta un po' quello che sono le azioni che gli allevatori vorrebbero, quindi sempre di più stiamo cercando di fare quello che l'allevatore vorrebbe, quindi si cerca di essere concreti, stiamo cercando di essere concreti sempre di più nel momento, nel processo, nel senso comunque. Un'altra cosa, adesso c'era diciamo il cantiere riguardo la macelleria. Assolutamente sì, stiamo. Poi non ho potuto andare a vedere il reparto di vinicolo. Ritornerò. 7 ettari di vigna e lì anche facciamo un bel po' di sperimentazione. Allora, tutto abbiamo appena fatto un corso di formazione su Mal dell'Esca. Ecco, mi prometti che quando verrò su ci sarai anche te a guidarmi. Volentieri, okay. Ci sarò anch'io volentieri, anche se io sono più sull'aspetto zootecnico, perché me è un'azienda. Vabbè, comunque, mi farebbe piacere la tua presenza. Anche sull'aspetto di tv, volentieri. Sono un po' testa. Assolutamente, sono un po' testa. Grazie. Abbiamo anche Patri, la figlia di Nello, ma mi hanno già offerto pranzo. Qua sullo sfondo c'è la valle di Gressoner. Allora,
Questa signora qua chi è? Come ti chiami? Didier. Di dove sei? Di Perle. Ah, sì. Più bene è dove vengo. Ma hai già combattuto o no? No, io no. E la vacca? No. Dopo. Si vede un po' dopo. Quelle due lì. Abbiamo Davide con la pestata. Vieni in bagno. 56 sulla 64. Questa signora che segue tutti i miei video, come ti chiami te? Io Donato. Di dove sei? Quarta. Ah, Quarta. Qual è il video che ti è piaciuto di più dei miei? Quello del buon Falea, di Siro Viera. Su tutte le sculture. E Siro lo vedrai nei prossimi video. Lo avrai già visto perché questo è l'ultimo video che faccio qua in valle di questa settimana. Quindi avrai poi già visto il video di Siro. Sono stato a casa sua, le sculture in cemento e tutto. Poi hai visto la becca di nonna? La becca di nonna, l'ho seguita molto bene. È stata dura, 4 tentativi ho dovuto farli. Forse la pioggia è stata più dura. Pioggia è una grande, Oh, tu hai anche un allevamento o sei solo appassionato? Bravo, allora guarda i miei video, io ti porto in tutta Italia. Okay. Ciao, è stato un piacere conoscerti. Grazie. Thank you.
come potete vedere non c'è scontro forte, si appoggiano, questa resistenza, si spingono, quella che abbandona è eliminata, eliminazione diretta. Passo la pezzata numero 26 pare, sulla 90, 26. Yeah.
signore che è venuto a trovarmi. Ma scusa un po', sei di qua te? No, Biella. Di Biella? Sono di Candiello. Ah, della mia zona da Riccardo e Laura. Ma come mai sei qua? Ero su Andrate, ho visto il tuo video. Quello su Facebook? Sì. Allora sei arrivato qua. Ma complimenti, bravi. Quindi allora io servo qualcosa, porto gente in giro. Senti, è la mula? No, la mula a casa. Sono qua, da mercoledì che sono qua io. Ora guardo un po' di battaglie. Salutiamo Riccardo, Laura e Alessio, perché questo signore li ha conosciuti. Dove li ha conosciuti? Perché avevi visto il mio video? Ma voglio comprare la carne da loro? Ma vai, ti metti d'accordo. Ciao Riccardo, ciao Alessio, ciao Laura. Forza Milan, Al Milan? Ah, boh, forza Milan allora. Un altro mio fan mi ha conosciuto dalla mia vocione delicata, che mi aveva visto a casa. Grazie, anche a te. Cerco la mascotte. Kira. Kira. Boh, ciao ciao. Ciao ciao. Thank you.
1 e 53, 47 e 48. Uno, l'anno scorso si era qualificata seconda in prima categoria l'eliminatoria di Walter Lansch. Tenta numero 41, 4 qualificazioni. Segando il numero 20 Skinner e già la macchina. Segando il conto di lui, 62 strega di Uriba Max. E allora andiamo avanti la prima categoria, ultimo del finale, non c'è in campo. 25-70. 67, 12, 8 contro tempo. E aspettiamo anche 27-7, Paolo Walter e Alex Luca. Luca Iena, la famiglia Clerendo bovine già qualificate per la finale regionale, abbiamo anche altre bovine che questa adesso sono distinte molto bene nelle eliminatorie, come il 27 di Paolo Walter l'anno scorso, eliminatoria di Estul, piuttosto che la bovina, la famiglia Elex Popetto l'anno scorso si era distinta molto bene nelle eliminatorie di San Bartolomì e in quella di Walter Manch. E tanto bagno del nuovo Sara del Sanè, la famiglia Pare a San Di. Vediamo che è in campo il numero 82, Paramonte, Giorgio Lì, contro il Fumantino, Instagram, Paramex Luglio, 82-61, la canetta il numero 70, Gilonde, Giorgio Lì, allora che è in campo con il...
68 Mandolin, la famiglia di Clair, riprende il nome di Mandolin, sempre la famiglia di Clair che si è qualificata in questa arena nel 2011, terza quota di terza categoria insieme alla sua compagna di stalla Veloce. Contro 16, Fastigi, Cugini Bagnò e in gotta Ferretto Luigi. L'altra parte del campo vince il numero 27 di Paolo Walter, Shakira. Instagram il numero 60 di Atenolo, 82 Saradonne, Joel Foglin. Ferretto Luigi. Siamo in campo 61-82. Tarone con il gioco. Rimangono quindi tre posti in campo per la terza categoria, quindi andiamo avanti con la seconda categoria. E non creano di nuovo durante un buon di Roland Massimo Conte, Roberto Gomez, il resto del team. Il numero 36 di Grande, Matignano Antoine, contro il numero 86 Papillonde, la Gianesco, 91, 21, 36, 87. Rola Massimo e resto del fino 87-36 l'Angeles macchina Jean Antoine. E cagno il numero 6 in Iena di Ferro Clering, e se cagno il numero 61 Rose Madea di macchina Jean Antoine, e il numero 66 Baron di Volto Pierangelo contro cercando la gioia. Tengo 77 Magali e Ronco Sanno, la ricagna di nuovo 21 non essere il resto del fila e loro che è in campo lo cante capo paventa del Polonia Raffaele contro il numero 31 Paraguaya, Carlo Sottilare, 44-31, 77-51, Carina Arena, il numero 20 nel Belva, guarda che si ricagna il numero 6 e 6. Cagnano il numero 1, Saravegno, Societì e la Risse. E la Risse è in campo di Lucchese, Guista, Mattia Giancone, contro il 84, Milone, Giusto Piero. E se il cagnano 100.000, Promise dei Cremi, e un tempo, Canche Sciù, Fagnella, di Giusto Piero, contro il 22, Anfam, con la Repubblica, 16, 94, 46, 22. Peschiana, il numero 7 Uede, Giro Alfredo. Quindi ricordiamo che abbiamo chiamato 13.84, 46.22, chiamiamo anche 33 Banocchio di Macchinaggio Antoine contro 78 Tichini, Ronco Sanno, 36.78. Thank you.
composta, Paine Reanfan, Gruppo Pieve, Foglio del Fulvio. Aspettiamo 33-78. Ecco la Traena Arena, Padocchi, Maglia Jean-Antoine. Seconda categoria ancora, contro il numero 29 alla 65 tra Rocco Pierangelo e Gigi Mileri. Comitato locale ci tiene a fare alcuni ringraziamenti, ringrazia appunto l'amministrazione comunale,
il sindaco di Ponza Martegna e tutti gli agricoltori che hanno contribuito all'allestimento del campo per la battaglia. Un ringraziamento alla famiglia Cleren che ci ha ospitati sul terreno. Un ringraziamento anche ad Arietti Battista per i trofei. Si ringrazia come sempre anche tutto il comitè con il capo presidente Roberto Bonenghi. Si ringrazia Sandra Ronco per i boschetti. Infine, come ti riconosciamo a te, ci tiene a ringraziare anche alcuni importanti personaggi che non sono più qui con noi per la sua manifestazione. Marcello Charles, Paolo Console, Firmina Fei, per i quali chiederei un caloroso applauso a questi personaggi molto importanti che hanno contribuito ai comitati di Ponza Martegna e che sono qui quest'oggi per godere il suo spettacolo assieme a noi. Qualificazioni naturale delle quali erano presenti più bovine alla finale regionale dello scorso ottobre, 5 bovine alla finale regionale erano presenti l'anno scorso di palco, 3 di esse proprio l'azienda di la famiglia Busso, Farinella, Cardellone e Alouette, una era Lombardone di Ronco Fulvio, l'altra era Battaglione Aurelio Cretier. Qualificata più volte per la finale regionale, mentre il padre di palco era Murillo, figlio di Muron, la famiglia Vieren, già stata terza quarta alla finale regionale di seconda categoria nel 2005. Murillo, un altro toro che possiamo ritrovare in innumerevoli genealogie delle bovine che si erano qualificate alla finale regionale. Bovina acquistata da Francis Chamonet. Francis Chamonet la sua volta l'avevano acquistata dalla famiglia di Gildo Bonin, figlia di Mandolin, anche lei 4 volte qualificata per la finale regionale, seconda di seconda categoria nel 2014, proprio la finale regionale. Mentre il padre di Meschin, il toro di parlo piano perché ci sono le televisioni. L'altro giorno mi sono confuso, ho chiamato Eusebio tuo fratello, invece sei tu Eusebio. No, però il suo nome com'è?
E da quest'estate al convoy l'abbiamo battezzato Eusebio. Sei in forma? Ok. Dai, continuo a filmare la battaglia. Ciao, ciao. È internazionale. Comunicazione per gli allevatori, il comitì ci tiene. Conta i quarti di finale, inizieremo con i quarti di finale di terza categoria appunto. Per iniziare con i quarti di finale chiediamo ancora una volta gentilmente di lasciare le porte libere per l'entrata della bovina di combine. Chiediamo in arena la numero 70, Ginon, Joel Follen, contro la numero 67, Tiki, José Moreno, e la numero 100, Iena, Franklin, contro la 119, Sambi, Famiglia Palea. 119, 167, 70. Luigi, Lotto Gianucampi, entrano Sane Seng, Ecstasy, Del Mace Michel, che attendono 26, Shakira e Paolo Lambert.
4-5 Exali. Due bovine che si contendono la loro prima qualificazione. Naturalmente ringraziamo anche il sindaco di Ponza Malaten, Marco Ciucchè, insieme a lui ringraziamo anche Arietti Battista per la collaborazione e per aver realizzato i trofei che andranno alle regine di giornata. Chiediamo gentilmente a Nicola Prazza di avvicinarsi alla cassa. Contro la 36 Iran di Macchinaggio Antoine e la numero 51 Belviglio di Enzo Macchi contro la numero 38 Beschiada di Giro Alfredo 21 e 36 51 e 38. E ora la menina che è la numero 35 Iran di Jean-Antoine Macchina che appena 21 non deve essere Vesco Delfina. Se siete capiamo nel finale e entri in arena con il numero 51 Belvino di Renzo Marchi, quindi attiamo il numero 32 Rescada di Giro Alfredo. L'altra parte del campo inizia il confronto tra Belvino e Rescada, due bovini che l'hanno già visto l'anno scorso difendersi molto bene. Ma è la numero 38 Beschiada di Giro Alfredo che conquista la finale. Qualificazione più che meritata per Alfredo Giro che l'anno scorso più volte è arrivato ad un passo dalla qualificazione anche con Beschiada. Abbiamo la prima qualificazione quindi per questa seconda categoria. Complimenti a Alfredo Giro ma complimenti anche a Renzo Marchi. Il numero 36 Benjamin di Jean-Antoine Macchina contro lo Sailor Merlitta di Marco Demo 120 e 35, 31 e 29. Dietro di lei un'altra bovina che rappresenta la stessa categoria e si è qualificata anche lei, ha fatto un altro scorso 15 agosto
Ben Giavidi, Mattia Giantuano, terzo e quarto posto per lei. Confidante di Palazzare, Berba, Ligi Milesi, tanto bovina che proprio l'eliminatore di Valturaggio ha dato gran spettacolo in prima categoria. In arena, Benjamin, intanto a macchinare la bovina che proviene dall'azienda di Biona Michele e di Satagne. La famiglia Biona ha venduto a Luca Guglielmo di Valtournanche, tre volte qualificata per la finale regionale. A sua volta era la nipote di Praga, la bovina che intanto a macchinare ha già acquistato e qualificato la finale regionale, acquistata sempre da Michele Biona. Il padre di Benjamin è il toro di Mandolin. Di Gildo Bonenco, data poco fa, quattro volte qualificata per la finale regionale, seconda di seconda categoria, per la finale del 2014. Del campo prende vita lo scontro tra Palazzare e Belva, 31-29. Ricordiamo il numero 31, la famiglia Cettilare, figlia di un toro in precauzione naturale di Tormenta di Jimmy Lugiani. Vediamo il protagonista in campo con Benjamin di Gianto Macchignà. Tormenta la bovina che era già stata terza e quarta, la finale 20, tre bovine alla finale regionale, figlia di questo toro di Tormenta. Una è Palazzare, l'altra due erano bovine appartenenti a Mauro Chatrian, Tormenta Amoureuse. Sempre la finale regionale di terza categoria.
alla famiglia di Emanuela Maggi.
Allora, nonostante rimangano in campo ancora la coppia di terza e noi di seconda categoria, dobbiamo andare avanti e chiamiamo due coppie per i quarti di finale di prima categoria. Intanto vince e si qualifica dopo un bellissimo confronto al numero 105 Ecstasy di Masha Michel, ma complimenti anche al numero 27 Shakira di Paolo Walter per l'ottima eliminatoria disputata quest'oggi. E quindi dicevamo, chiamiamo due coppie per la prima categoria, chiamiamo la numero 20 Sardegno di Cettina Ris, la numero 39 Promise di Clare Andrea e poi la numero 104 Pullo di Chenal Germain contro la numero 13 Guizza, Macchinaggio Antoine, 20 e 39, 104 e 13, la numero 104 645 kg. Per Promise al numero 39 656 kg e per Sardegna al numero 20 660 kg. Incolliamo Guizza che è già qualificata per la finale regionale due anni fa l'eliminatoria di Courmayeur, altra bovina proveniente dall'azienda di Michele Viola. La sorella da parte di padre di Benjamin, che vediamo opposta merlitta dall'altra parte del campo, quindi due sorelle di padre, Benjamin e Guizza, due bovine di Jean-Antoine Macchinia. Mentre sotto il palco della giuria abbiamo la numero 39 che conquista la finale regionale. E allora, voilà, lo numero 62, strega di Rudy Baralex, che attendono Campese, Aluetto e Piero Busto. Seguito Gelu Camp, rientra in arena, lo numero 70, Tiki e Ronco Sanno. In arena abbiamo un'altra bovina, figlia di un toro di mandolin di Gildo Bonel, questa è Titi della famiglia Ronco. Quindi tre bovine figlie di nipoti di mandolin di Gildo Bonel da parte di padre. Il numero 72 Tiki e Ronco Sanno dice Calci Pietra finale regionale. E adesso nuove coppie per la prima categoria e in arrivo per la seconda categoria. Thank you.
Corri ci deve arrendere proprio a Luet, vince Strega numero 62. Quest'oggi Rudy Baravex qualifica due bovine per la finale regionale, le stesse due bovine. L'anno scorso Benjamin si è qualificata la sua terza partecipazione alle eliminatorie per due volte in primavera. Monjové Peverey si è dovuta arrendere proprio alla battaglia che conta, la battaglia per la qualificazione. Lo stesso è valso per il merito di Marco Demo alle eliminatorie. Puglio di Chenal Germain 645 kg, la numero 39 Promesa di Clay Andrea 656 kg. Thank you.
si prolungano i confronti e quindi siamo costretti a chiamare la semifinale di seconda categoria, che non vede controporsi l'aspirante, la numero 85 e la numero 120, pertanto chiamiamo in arena la numero 21, Novesse di Vento del Cina, numero 38, Bescano di Giro Alfredo, 21, quanto 38, la prima delle due semifinali di seconda categoria. Praticamente pari in peso per le due bovine di seconda categoria, una 564. Nipote Parasar,
contro lei, ricordiamo ancora una volta, ben serviti del tour di mandolina di Gildo Bonenco, la numero 78 di Ronco Sandro, Tiki. Mentre la numero 62, Sega di Uri Balavex, figlia del Toni, Sonny Oggi di Luca Elex, due volte qualificata per la finale regionale. Un altro bel confronto, vince il numero 31 Parasal e Feroce Attilano. Tichini, non stiamo muovendo, Tichini la sua prima qualificazione, mentre Instagram, ricordiamo, l'anno scorso. Finale regionale del 2009.
finisce la finale di terza categoria, la finale molto accesa, vince il numero 61 Instagram di Unibar Rex, Reina di Giornata di terza categoria. Impegnato anche nella semifinale di prima categoria, ricordiamo che la regina vince anche un premio fatto da Arietti Battista, in più al Boschi realizzato. Numero 62 che va in finale contro il numero 64 Purdo di Chenal Germain, quindi Strega e Aten Deden l'arena. Terzo e quarto posto più che meritato. Intanto prende vita la finale, chiediamo gentilmente anche di liberare lo spazio davanti alla ripresa. Praticamente lo stesso peso, 645 kg per Purdo, 641 per Strega.
Prossimo a Cara, lunedì di Pasqua. Complimenti. Ci vedremo poi alla scuola per l'istituto agricolo, per il reparto carne e biglietti. Vi aspettiamo allora. Ok. Vi aspettiamo, assolutamente. E mentre viaggio stasera alle 8 c'è già il video in rete. Ottimo, okay? Allora tutti a guardare il video. Ciao. Buon viaggio. Ciao.